L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Chi è lo straniero? È un nostro nemico? Una persona brutta e cattiva che ci fa del male, che ci conquista, che viene a rubarci qualcosa? No. Ognuno di noi è straniero. Ognuno di noi è cittadino del mondo. Da stranieri ci possiamo spostare per lavoro, per turismo, per un affetto, perché ci sposiamo, ci innamoriamo di una persona e cambiamo nazione. Quando diventiamo stranieri dobbiamo rispettare le leggi del paese che ci ospita e noi che ospitiamo dobbiamo rispettare ed accogliere lo straniero. Soprattutto lo straniero che arriva da un paese dove non c'è democrazia, dove non c'è libertà, dove si soffre perché si è poveri, perché non si può andare a scuola, non ci si può istruire. La Costituzione tutela soprattutto gli stranieri che arrivano da queste zone del mondo, perché siamo tutti stranieri e siamo tutti cittadini del mondo.